Ciao amici, qualcuno di voi, complice anche il periodo e il timore sulla tenuta dell'Unione Europea, mi ha chiesto se sia ancora sicuro tenere i propri soldi sul conto corrente. Beh, non sono un economista né un consulente finanziario, faccio solo l'avvocato, quindi mi limiterò a darvi delle indicazioni di tipo legale che poi alla fine sono sicuro che serviranno a orientarvi in questa delicata scelta. Se lo volete sapere, quindi iscrivetevi al mio canale e ascoltate questo video. Per iscrivervi al canale non c'è bisogno che vi dica come si fa, siete tutti più esperti di me. Basta cliccare sul pulsante rosso qui sotto, dove c'è scritto iscriviti, e azionare la famosa campanella. Fatto ciò, possiamo passare ai nostri 5 secondi di sigla. Non mi sono mai fidato molto degli economisti, così come dei consulenti marketing. Se davvero fossero degli esperti così come spesso millantano, avrebbero entrambi un sacco di soldi sapendo come trarre dai mercati i massimi benefici. E invece spesso gli economisti si limitano a scrivere libri e i consulenti a sperare in qualche contratto con qualche imprenditore più ricco di loro. Insomma, se hai davvero in pugno i segreti, perché li dai agli altri e non li tieni per te? Questo per introdurvi al tema di oggi. Dove tenere i soldi? Se ci fosse una persona così esperta da saperlo, faremmo tutti come lei e il discorso terminerebbe qui. In realtà nessuno lo sa, un po' perché i tempi cambiano, un po' perché non tutti i portafogli sono uguali. Una cosa però è certa, il famigerato prelievo forzoso sui conti correnti attuato dal governo Amato nel 92, l'esempio della Grecia, che nel 2015, dovendo affrontare uno storico default, limitò per diversi giorni la possibilità di prelievi di contanti in banca, hanno segnato l'atteggiamento degli italiani nei confronti dei conti correnti. Storicamente considerati uno scrigno sicuro non solo dai ladri, ma anche dai rischi del futuro. Non dimentichiamo infatti che un tempo il correntista riceveva una volta all'anno gli interessi attivi dalla banca. I conti correnti non sembrano più dei validi alleati, già da quando nel 2016 è cessata la garanzia dello Stato. E infatti con l'ingresso delle nuove regole comunitarie sul bail-in, che si è infranta quella sicurezza che aveva portato negli anni passati numerosi risparmiatori a conservare tutti i propri risparmi presso un'unica filiale. C'è poi da fare i conti con la fine dell'epoca del segreto bancario, che ha invece aperto le porte alla totale trasparenza nei confronti del fisco. A tutto ciò si aggiungono infine i rischi collegati alla pirateria informatica, che spesso e volentieri riesce a trafugare sui depositi bancari migliaia di euro con destrezza e rapidità. Ecco che allora è giusto chiedersi, in una società ormai così dematerializzata come la nostra, se i soldi sul conto corrente sono davvero sicuri. Bene, cerchiamo di fare una sintesi di tutti quelli che sono i pericoli di un conto corrente e se tuttavia questi possono essere validamente neutralizzati con qualche sistema alternativo. Il primo rischio collegato al conto corrente è quello del fallimento della banca, un rischio non tanto ipotetico visti gli esempi che si sono susseguiti negli ultimi anni coi vari crack. Se un tempo i soldi sul conto corrente erano sempre garantiti dallo Stato, per cui se la banca non fosse stata in grado di restituire il denaro ai propri clienti, ci avrebbe pensato l'erario, oggi non è più così. Qualche anno fa è entrato in vigore infatti il meccanismo del cosiddetto bail-in voluto dall'Unione Europea. Il sistema in parole semplici è questo: se una banca è in crisi e non può coprire tutti i debiti, i soldi vengono presi prima dagli azionisti, poi dagli obbligazionisti e quindi poi, in ultimo, dai correntisti, ma solo se hanno sul conto più di 100.000 euro. Quindi chi ha meno di 100.000 euro sul conto non rischia nulla, perché in caso di default non gli vengono toccati. Chi ne ha di più rischia solo se le perdite della banca non vengono coperte dagli altri soggetti appena indicati nella lista, ossia azionisti o obbligazionisti. Per i piccoli risparmiatori, dunque, si tratta di un rischio remoto, ma non tale da giustificare un totale disinteresse per le sorti del proprio istituto di credito. Meglio stare allerta, quindi. Altro grosso rischio collegato al conto corrente è il possibile default dello Stato italiano, rischio che si è avvicinato di recente con l'emergenza sanitaria del coronavirus. Tutto ciò che può fare lo Stato è imporre però una tassazione per recuperare la liquidità necessaria a garantire il pagamento della spesa pubblica. Tassazione però che, se nel 92 è stata valutata sulla base dei risparmi depositati in banca, il famoso prelievo sui conti del governo Amato, ben potrebbe essere costituito da una patrimoniale parametrata
più in generale sulla ricchezza complessiva del contribuente, quindi anche sul reddito dichiarato nel 730 e dal patrimonio immobiliare. Questo significa che anche togliendo i soldi dal conto corrente non è detto che si eviti il balzello. Quanto poi alla possibilità di un blocco forzato dei prelievi, anche in Grecia si è trattato di una situazione contingente durata pochi giorni, durante la quale è stato comunque consentito il prelievo per le prime necessità. A questo punto, in una situazione di estremo rischio, si può evitare il problema facendo un sostanzioso prelievo nei giorni prima. Quello che sappiamo per certo è che i conti correnti non servono più a garantire il risparmiatore dall'inflazione. Oggi non vengono più riconosciuti gli interessi attivi, addirittura al contrario alcuni istituti di credito, così come già avviene in Germania, si stanno muovendo per richiedere interessi negativi, ossia far pagare il cliente per il deposito in base all'entità del denaro. Se si vuole evitare la svalutazione bisogna sterzare verso più convenienti alternative al conto, come ad esempio i libretti postali, le assicurazioni e i fondi pensioni, buoni fruttiferi postali o i titoli di Stato. Forse il principale nemico del conto corrente è il fisco. Si potrebbe pensare che ciò valga solo per chi ha qualcosa da nascondere, ma non è sempre così. Qualsiasi versamento in contanti di denaro, infatti, viene segnalato all'Agenzia delle Entrate, che pretende di conoscere la provenienza dei soldi. Il contribuente deve fornire una prova scritta con data certa, altrimenti rischia di pagare le tasse sull'importo in questione maggiorato delle relative sanzioni. E ciò anche quando si tratta di denaro frutto di risparmi casalinghi o di regali e vincite accumulate nel tempo. Ecco che allora la gestione del conto richiede un minimo di malizia per non finire in un accertamento fiscale. Tuttavia del conto non si può fare a meno, molti pagamenti ormai devono per forza avvenire in modalità tracciabili per ottenere le detrazioni fiscali. Sempre più persone cadono giornalmente nella rete della pirateria informatica, che riesce a carpire le credenziali dei conti correnti online con metodi piuttosto subdoli. Tuttavia, la banca che non appresta dei sistemi di controllo anticriminalità è tenuta a risarcire i propri clienti immediatamente, la cosiddetta procedura del cashback. Tuttavia, per attivarla sarà necessario accorgersi dell'ammanco e quindi tenere sempre sotto controllo il proprio conto corrente. Al termine di questo video direte: ad averne soldi di sti tempi da mettere in banca. Avete ragione. Ed a volte molti dei vantaggi collegati al conto li potete avere anche con una semplice carta prepagata, che vi ricordo è anch'essa tracciabile e pignorabile. Perché? Perché questa è la legge. Io, fin da piccolo, in camera, ho una foto di Angelo Greco. Perché? Perché questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.